Carissimi, buongiorno. Oggi con noi sto ragazzo che pure lui si spaccia per politico, ma che poi di politico c'ha poco perché assomiglia più a modello che a un politico. punte omosessuali di Matteo Mattia. Attenzione. No. È incazzato perché stamattina ha fatto un esame, ancora gli hanno detto quanto ci ha preso. L'esame che spero di averlo superato. La faccia tirata che fa questo. La speranza ha copiato. Senti il professore. Quando ero piccolo io l'esame te lo dicevano prima quando ci ho preso, perché solitamente hai raccomandato, e lui ancora io te lo dico già a fare stamattina questa. Però dai, cerchiamo di superare la mattinata, perché così rompe scatole a lui visto che mi sta a provocare. Oggi lo proviamo. Io commento subito perché vedo la prima pagina della provincia. C'è uno che stava, non so, no, mi sa che non stava nel partito con te, no? Lui stava, però comunque nella tua coalizione, un certo Pier Federici, che ormai è diventato proprio l'ago della bilancia della notizia giornalistica Civitavecchiese. Andrea sì, è stato pure con lui. No, perché lui fu anche assessore in quota da Enna, con la maggioranza Moscherini, però noi abbiamo un attenuante, noi il codice etico non l'avevamo fatto firmare. Quindi la cosa non è poco comune. Invece adesso la cosa è diversa, perché ho visto pure che si sono incazzati, perché non è che siete matti, ma il codice etico, io però dico, e qui il problema è politico, è vero, il problema è che questa maggioranza, il sindaco, non ce l'ha i numeri manuali, e sta cercando tutti i modi di farlo. Ma non è questo secondo me il modo giusto per cercare. Io dico che una maggioranza può anche cambiare. Tipo chi è che si può far fuori secondo me? Chi è ma che non si fa fuori, non si leva fa fuori. Sta terza gamba, perché qui se ne vanno il 7 se ne va. Non si fanno fuori, e poi parliamo pure di questo, non si fanno fuori o meno, così, quello guarda il nome, quello c'è, quello c'è. No, uno prende atto che un programma non riesce a portarlo avanti, e qui io richiamo a questa levata di scudo del codice. Ho capito, ma questa maggioranza di centro-sinistra ha presentato un programma su questo. È passato un anno e mezzo e non è riuscito a portare avanti. Quindi è lì che si dovrebbero dire, il codice etico dovrebbero prendere in considerazione il fatto di dire, se non ci riusciamo a governare perché non ci abbiamo i numeri, o andiamo a casa, o cambiamo la maggioranza, ma andiamo alla ricerca su un programma diverso. Invece questi tentativi che stanno facendo portano a questo, portano direttamente poi quando si può direzionare. 4 De Sel e 3 Fragguerini, Magliani e Di Gennaro. Però la cosa vera è che la maggioranza non c'è un governante, sta cercando di trovare a destra e a sinistra. Chi ti ha detto che però finirà tutto in una bolla di sapore? Sì, perché ha garantito che per Federici Dai, per favore, Galizia, lo so che vuoi prendere lo spazio. C'è la Galizia che ci disturba perché ci vuole sentire. Gira attorno, c'è stalker. Per Federici farà concorso esterno in maggioranza, cioè ti ha detto che non partecipa in una maggioranza, però basta che gli alza il braccio qua. Quindi meglio che così, quindi invece di rindebolirla, la giunta l'ha rinforzata. Però adesso io faccio un appello a Selle, a Lucianino, a Ismaelino. Su Selle è bella perché io voglio far vedere le facce. Le facce no, e voglio commentare pure le facce perché mi piacciono ridere. Le facce sono queste, era così. Fagli vedere vicino. Allora, qua presentano May che passa a Sella. May assomiglia a un giocatore dell'Inter da qualche anno fa che non mi ricordo chi è. Luciani è contento. Lui dice, vabbè, mi tocca. May si vede soddisfatto, lui dice, questo ma che stanno a fare? Ismaele è incazzato, Ismaele sono cascati quei pochi capelli che c'era, gli sono cascati. Scilipoti uguale, dice, bah, che mi tocca fare per campare Ismaele, non bestemmiare Ismaele che succede un casino. Che è successo? Io dico, Andrea, prima di cambiare partito assicurati che te ce vogliono, perché lui ha cambiato che dice la Galizia, e se suggerisce alza la voce. È venuta a controllare pure nell'intervista per se dico qualcosa di lo sta suggerendo, guarda che sei proprio allora, è innamorato, ho abbandonato, sono diventata una portafoglio, una garaffina sei diventata. È vero che sta cosa è emblematica perché Luciani trionfa perché dice, cazzo, tu me ne levi, perché la battaglia è sempre da Luciani, tu me ne hai levato uno, io me ne più un'altra. 1-1, palla al centro. Vai. Lui, l'assessore, è contento perché dice, mi sa che pure stavolta mi sono salvato perché siamo diventati 4. E lui dice che giustamente che so che Ismaele dice, ma cazzo, non è che se può andare avanti così.
perché insomma questi vengono con il codice etico, ma pure quando te lo pì il consigliere comunale ci dovrebbe stare. Il codice etico ci dovrebbe stare, perché tu pensi al quarto stronzo che non è stato eletto, io penso che aiuta la parola, come è stato questo? Quindi vabbè, la battaglia tra Luciani e Tidei va avanti, i numeri per governare non ce l'hanno, cercano di prenderli così senza prendere altro, effettivamente che questa maggioranza non ha i numeri, perché stanno a fare quello che abbiamo fatto noi adesso. Sull'acqua ci hanno dato ragione, su HCS abbiamo detto che andava venduta, loro hanno detto che doveva rimanere pubblica. Che fate con HCS? Quello non si è capito. E non sai i numeri, parlano chiaro. C'è gente che dice che stanno a cercare di attuare il progetto dei Moscherini, insomma il piano dei Moscherini. Non è che Infatti dai, stanno a dare questo. Ma perché chi lo diceva al Gorla? Per Gorla ci diceva, hanno votato di te per fargli fare il programma dei Moscherini. Io guarda, voglio dargli attenuanti dalla buona fede per dire. Non è che lui prima, io ho fatto il sindaco, mi sono candidato, ma i numeri mica l'ho visti prima. A parte che i numeri sono tutti, quindi a parte qualche debito fare in bilancio, tu prima dei candidati le vai a prendere i bilanci del comune, guardi quali sono i numeri. Guardi quali sono. E poi dici chi muova fa, chi non muova. E poi dici subito, cazzo, se, no, non è possibile che rimane pubblica, perché le soluzioni del HCS sono due. O la vendi, oppure aumenti il fatturato, perché se i costi sono quelli, e ricavi su quello, così la seconda. No. Quindi o tu la fai, ad esempio, come ho sempre proposto. Economia insegnata da Caraffa. Entrare. No. Ma questo non è economia, questo fa 2+2, insomma. O tu aumenti il fatturato, ad esempio, quando entrare al porto, perché il porto non dovrebbe essere un mercato florido per la municipalizzazione di Civitavecchia. Lì c'è da fare. Però sono idee che io ho lanciato più di una volta, non sto qui a ribadire comunale, non c'ho ancora un partito. Forse è per questo che ti hanno detto, ma sai che dici un sacco di stronzate. Non c'ho ancora un partito per però poterle... Ma famo che a maggioranza ce l'hanno, no? Ma a maggioranza c'è. Ma sono buono perché conosco bene la torre. A maggioranza c'è, ma si famo cascati idee, no? Opposizione non c'è, io non la vedo. Mattia denuncia. Denuncio l'opposizione. È fu il profeta. Dov'è l'opposizione? Che c'è qualcuno che dice parlo solo io, qualcuno dice non parla nessuno. Non lo so. C'è Perello che ci ha tonato, ha detto lui è l'opposizione. E gli altri non oppongono. Frascarelli ha detto l'opposizione si fa costruttiva. Poi. Noi portiamo quello. La Galizia ha detto che se venne nati dei. A posto. Ha detto che ormai è di fondazione. Chi è? Gestacci. Noi abbiamo una difficoltà oggettiva, che è quella ancora di non riuscire all'interno del centrodestra a capire chi è il leader, a farsi una conta, a contarsi, a fare esempio un congresso che possa portare avanti una linea e vedere quindi chi può fare l'opposizione e chi può essere stato l'opposizione. In questo momento tu dici bene, se casca di idee la questione è complicata. Faccio quello io... che io auspico, quello che io auspico è che il prossimo sindaco sia perlomeno Cozzolino. Un under, guarda, voglio essere buono, un under 50. Un under 50. C'è ancora tempo. Guarda, voglio essere buono, forse io le avrei pure un altro 50. Però voglio essere realista. Spero che sia perlomeno un under 50. Civitavecchiese e che nasca da una riflessione. Dice che non ci abbia l'appoggio di tante cose esterne. Te pare facile con tutte. Io Simona Galizia che ho qui davanti che non. Che stolca. Fa famma tutta colpa di Pino Galizia. Ismaele, Fabrizio Longarini, Sartori, tutte le nostre coetanee che penso che tra noi potremmo. Vabbè, Luciani quanti anni c'ha? Anche perché ragazzi. Stati fa per Luciani, No, oh, no, quanti anni c'ha Luciani? C'è almeno. C'è una cinquantina, mi sa. Fare per Luciani sia perché fa l'età sia perché insomma è del partito con il quale non potrei mai andare d'accordo. Per forietà. Però io dico, poi. Ma in questa città dovrebbe essere facile non avere. Dovrebbe essere facile governare. Noi abbiamo un polo industriale purtroppo, fortuna, diciamo come dice una questione complicata. Che più grande d'Europa, abbiamo quattro città dell'Enel, quattro gruppi dell'Enel, tre delle quattro. Abbiamo un porto commerciale più grosso d'Europa. È possibile che c'è disoccupazione in questa città? Questa è una cosa possibile, una cosa incredibile. Che io non ci ho provato, perché la mia azione politica è nata anche per questo, perché dicevo possibile, che qui c'è qualcosa che non funziona, ma tutti i soldi, mando vanno. E questa la critica lo faccio, l'ho fatta internamente anche a Moscherini quando che avevo 5 anni e continuo a farla anche a tutti. Però sono convinto che se noi, qualcuno dei giovani, si mette lì le carte di guarda, il modo per mandare avanti questa città. Famo una cosa, mangiamo tutti invece che mangia pochi. E tutti ci vedi chiesa. Appunto. Spartimo. Infatti la forza dell'identità era scritto proprio per questo. Appunto per questo. Vai, la provincia. Io anzi, pare sempre una provincia, quindi... me devo scusare. Dai uno schiaffo a Mattia. Fermamente. Scusare fermamente con la provincia perché
nella trasmissione con Enrico, anzi spesso e volentieri lo leggo poco il giornale perché sono pigro di mio, ho letto male la notizia, ho detto bacchettato, ho detto che era sbagliato, quindi mi scuso proprio. Perché a Provincia aveva scritto che diceva Provincia aveva scritto bene, sì, infatti ci aveva mandato anche la rettifica, la rettifica via web, che la frasca non si toccava. Però un errore pure, oh, ah Henry, però leggi dopo, prendi il giornale. Henry mi fa fare figuracci, io mi fido di te, so uno che è per bene, mi ha fatto fare figuracci, c'è questa, ma la segno. E poi no, continuiamo dalla Provincia per fare una bella... Leggete dalla Provincia che ci stanno oggi due letterine, botte e risposta sull'articolo di sabato che ti dei da leggere tutta senza rispondere, senza piano. E Provincia risponde. Pure, qui, però pure questa qui, da qualche giorno effettivamente vedo un estraneo interessamento che c'è sempre stato. Ripeto l'idea, Presidente dell'autorità portuale. Secondo me si è ufficialmente candidato a presidenza della portuale. E allora famo cambio, Pascolino Monti sindaco, no, direi presidente dell'autorità portuale. Pascolino Monti rimane lì, non ce lo tocca nessuno perché sta facendo bene e deve far bene nei prossimi 10 anni, spero. Caraffativa per Pascolino. Ma Pascolino, ma che te lo fa fare al porto, al comune, che ci stanno le guai? Dico a Pietro che pensasse, insomma, a più alla città in questo momento, il porto che sta messa evidentemente molto male. Il porto invece attrae investimenti tuttora, apre i cantieri e li chiude prima dei tempi necessari, sta facendo un ottimo lavoro. Appunto, qua c'è la notizia. Giochetti di memoria. Ah, perché ogni volta che voi leggete sui giornali che si con l'acqua, quella pure è una dice che mo parte l'arsenificatore, mo dice parte l'arsenificatore, l'appalto, e dice però tante persone... Quella ha pagato l'autorità portuale, vabbè, ogni altro qualcosa tocca taglio, se da questi trillano sempre da piccolo. E poi tipo pure Giannini diceva sempre comunque l'acqua va meglio stando rispetto all'anno scorso. Ma io questa cosa non la so, perché l'anno scorso mancava per problemi strutturali, stanno non solo manca ma nemmanco potabile. Ma che cazzo stai? Non solo è poca ma nemmanco buona. Beh, Pigozzi però comunque è andato di fatto, ce l'hanno molti con te, dopo Maglio, dopo... Pigozzi perché lui è stato forte. Lo vogliamo solo se non abbiamo mai salutato. Berello, Nunzi, Maglio... Lui ha fatto meglio di per Federici perché ha fatto il cambio in corsa, perché era stava... Ah, proprio se levata la maglietta? Perché lui quando gli ho stato in elezione ha fatto una cosa bella, perché lui è rimasto prima dei non eletti. Quindi sì. Lui, se vinceva Moscherini, faceva il consigliere comunale. Ecco. Quindi se vinceva Pietro Lidei, dice io vado, mi faccio fare l'assessore, e così dice, male che se vince Moscherini faccio il consigliere. Cosa faccio? Se vince, quindi come casco. Che poi dicevano che... Negozi e lavori pubblici è andato. Oh, Negozi e Balloni gli davano poco tempo, ancora reggono, noi quindi... Questa è un'altra profezia, attenzione, dopo Pier Federici si azzecco anche questa, voglio la vincenza, voglio. A proposito dei Balloni, io invece leggo proprio questo tentativo disperato, forse io ci vedo pure dietro Balloni, perché Balloni stava alla canna del gas, insomma pure non sa tanto a cavolo di Pier Federici, pure Balloni sono 8 anni sarebbe in maggioranza. Dici te. Pure Balloni è maggioranza perpetua. È maggiore. È maggiore, infatti è maggiore. Lui c'è probabilmente il prossimo rimpasto lo farà fuori, ha tentato di fare l'ultimo out, infatti dicevano 8 palloni dentro Stella, due, però non sì più. Perché poi c'è il derby dei quote rosa Stella Tomassini che oggi non c'è sta mai lei, quote rosa, sai ste quote rosa, ma quando è viva le quote rosa, viva, abbasso le donne dentro Stella, noi ti famo tutte, ti famo la Tomassini. Grande sì. Tommaso, entra in giunta. Gli volevo bene, pure se c'è stata Verna del Moro, se magna da paura. Ma che bene. Però mi ha detto che è caro. No, non è vero, non è vero, se magna la grande. Grande caro, con me è caro perché gli ho fatto ricorso per consigliere. Cominciamo. A te fa bene, te fa pagare di più. Sì, che paura, cominciamo comunque, visto che noi tocchiamo avanti la trasmissione, se ci vuole fa. Pagano sponsor una pubblicità, noi ne parleremo ancora meglio tranquillamente. Ma ci c'è basta una cena per sponsor. C'è un'altra notizia. Oggi c'è un pallone. Caraffa, c'è già una rassegna stampa. Se non litigiamo sul porto, in arrivo le due banchine elettriche, che è anche una cosa. È vero, no, c'è una notizia. Sta 20 anni. Quelli che invece dei cortivali strade coltivano l'erba. Quelli allora. Ah, sta qua. Vediamo. Santuario dello spaccio. Addirittura proprio così. Titola. È stato una poesia. È Marco so, campanello dall'arco. Sappiamo tutti tossico come Marco. Me mi hanno detto, scusa, noi dobbiamo mangiare. Che famo? E Torea, aspettate due pomodori. Poi però sono sbagliati che i semi e andato avanti con. Ce può sta, ce può sta. Capita, è un errore di agricolo. Quando qualcuno di noi diceva che questa situazione era insostenibile, evidentemente oggi qualcuno non ha dato ragione. Se n'è accorto. Ma io questi ci possono pure aver visto, cioè mancherebbe, ci possono aver permesso. Però io ci abitavo mia nonna a quel cantiere e effettivamente ancora c'è gente che ci abita lì, tant'è che pochi giorni fa hanno occupato una casa e mi hanno chiamato a me a perché lì si ricordavano tutti che ci abitava mia nonna, mio nonno lì davanti a via delle campanelle. Dici chiamiamo una graffa che è grossa, almeno che meno ho parlato con qualche residente e tutti quanti sono, ma
non è che sono intolleranti, dico, ma non è possibile, ci stanno 30 persone che mangiano, che vivono, che tutto, che fanno in mezzo. Non c'è stato un piano, eh. Stanno arrivando giù che ci ammazzino le botte. Avete portato all'estrema... il vescovo, cioè avete fatto intervenire il vescovo e poi sono andati contro. Quindi io dico, bene la tolleranza, bene tutto, però sta città la sistemata gli è data, perché io ho ma noi siamo un po' approssimativi, noi famo così, la vedo un po' disordinata, anche se devo dare merito al comandante Rotondi, questo spezziamo la lancia a Rotondi, sta aspettando e sta facendo bene, che vedo tanti vigili, vedo tanta lotta all'abusivismo, vedo in qualche modo il tentativo di cambiare, di organizzarsi in qualche modo. Un po', perché per vero qualcuno diceva, sì, tu non gli puoi impedire a ambulanti o extracomunitari di qua di venire a attaccare cose a lui, questo è vero. Però pure è vero, questi spargono la voce, perché a Viterbo o a Santa Marinella non c'è sta quello che c'è stato giù, perché se tutti, se qui vengono e cominciano a vedere che trovano dei veri fermi, ma sai quanti ne vengono? Sì. Sono quelli della caserma? Sono quelli della caserma? No, quelli della caserma sono della caserma, erano quelli della caserma, sono stati presi e sono stati usati poi gestiti. Questi no, sono stati presi, sempre Dollino che si è preso sta briga, però nessuno... Bomberlino! Ha cercato di fare qualche gol di troppo. Prima che c'era la denuncia. Ma poi abbiamo tralasciato perché tutti i giorni con sta San Pio. Invece no, mo ritorna, che si sono accorti che qualcosa non andava. Perché... Oggi le notizie le abbiamo lette tutte in concomitanza. No, sì, no, ci manca. No, l'unica cosa è l'inizio delle scuole. All'inizio delle scuole. Ma poi a Don Milani, c'era il problema di strutture, no, il Milani. Soddisfatti. Fiancellante. Don Milani. Ah, poi il porto fa scontro e non meno inquinanti. Sì, no, c'è il delle due banchine elettrificate. Speriamo. Neppure il gas volevano mettere. Due fumi al prezzo di uno, dice Pasqualino. Magari se non cinquini paghi meno. La signora ci lascia. Beh, mi sembra un buongiorno preciso... signora. Boh. Un commento su questa Civitavecchia di questo periodo. Com'è? Che dici? Amara. È brutta, addirittura brutta, è brutta la voce del popolo, la voce di Dio. Ah, poi c'è l'indagine continua, l'indagine della davanti all'ospedale. Oh, la davanti all'ospedale, che fine farà? Eppure no, ci sono pure lì a San Gordiano continua la battaglia. Ah, Via Veneto, c'è ragione, gli abitanti di Via Veneto che non mollano proprio, non mollano. Nel frattempo io leggo la mia parte, che il Santa Marinella cala il poker. Contro la San Pio, dove c'erano i negretti che gli hanno dato l'erba a quelli. Quattro categorie meno, 4-0, grande Mattia. Oh, che ha appoggiato il porto, un invitante grosso e promettente per Silvio Domani. Una volta io con lo porto, mi ha diventato dormire fratello. Ah, sì. Ah. Soprattutto d'edilizia. Focus sono edilizia. Se sì, il fattori o qualche altro progetto va fatto in project financing, ma privato qualcosa, ma gli dovremmo dare. Ma voi che pensate? Qualcuno viene qui, investe e prende i soldi? No, per beneficenza. Gli stiamo simpatici, perché Civitavecchia sta simpatica. Ci mettiamo soldi, dice, per muovere capitali devi far capitalizzare, se no quello non te lo ci mette il finanziamento. Ma poi io dico, faccio ormai aperto... Ma raccolta che i pipponi, Deo, la gente gli piace le cose secche, congiunte, che... io ormai siamo avanti proprio... Un'epoca. Che c'è sta? Oh, un avanzi di scena al Festival Kulturfusion 2013 in Norvegia, se non sbaglio errato. L'abbiamo fatto tempo fa. C'è la nostra amica Flavietta Cottuno che salutiamo. Che salutiamo, che perché sennò dicevo. Sì, dai. Ci ha fatto insomma un po' pesare sta cosa. Noi ti inviteremo come la nuova Nedved del calcio femminile Civitavecchese. Sei sul giornale con una foto, stai sul giornale. Te volemo bene, come volemo bene a tutti, come la volemo bene alla Galizia che salutiamo, ci ha stalkato. E poi aspettiamo l'ingresso di Caraffa. Dategli quei 10-15 voti che gli mancavano per tranquillità. Consiglio comunale per Federici va no, Galizia, sì. Galizia al partito Galizia dei pensionati o Caraffa. Pensionati ai verdi, verdi radicali, no, radicali. Una caraffa di caffè o una caraffa di vino al Bar Fontana. Ciao belli. Ciao.